da quando erano piccoline, ecco. Ariana, ad esempio? Sì, da 12 anni faccio parte del gruppo della Gioventù Mariana Vincenziana di Palo del Colle in Puglia. E penso che comunque questa esperienza sia stata una delle più importanti della mia vita perché ho intrapreso questo cammino pur non avendo una fede salda e questo mi ricorda festa giovani, l'essere saldi nella fede e lo si diventa davvero grazie alle esperienze che si fanno e il simposio penso possa essere proprio una di queste esperienze per chi magari come me in questo momento è in dubbio se vogliamo. E infatti al mio primo campo servizio fatto proprio con il qui presente padre Giuseppe, per me è stato diciamo un momento di illuminazione, se vogliamo dirla così. E poi ho avuto anche la fortuna di poter unire quella che è stata la mia scelta di vita a livello universitario, quindi lo studiare le lingue e quant'altro, con quella che è stata la mia scelta di vita per l'amore, quindi per la famiglia vincenziana. E quindi questa esperienza, insomma, è un po' la comunione Sintesi. di queste delle mie due passioni, ecco. Roberta invece viene dalla Sicilia, ma anche lei appartiene ai nostri gruppi giovanili. Anche io faccio parte della Gioventù Mariana Vincenziana, in particolare del gruppo di Villa Abate alle porte di Palermo, da circa 7 anni. E anch'io, nonostante facessi parte da parecchio tempo della realtà nostra parrocchiale, mi sono inserita nell'allora Associazione Mariana, che poi è diventata successivamente la Gioventù Mariana Vincenziana, unendo quindi la nostra forte devozione alla Madonna, all'amore per i fratelli più poveri, come il nostro fondatore San Vincenzo ci insegna. Io penso che questa esperienza sia veramente importante per tutte le persone che fanno parte della famiglia vincenziana, non soltanto per noi giovani, per il fatto che comunque sia motivo di incontro di tutte le realtà. I giovani, i meno giovani, i padri, le suore, e sicuramente stare a contatto con tante persone di tanti gruppi differenti e che vengono veramente da ogni parte del mondo sia motivo di crescita forte per tutti noi, appunto perché avendo un confronto con l'altro puoi crescere nel servizio che già fai e quindi credo che non ci sia occasione migliore. E non si possa mai.